Un'altra vittoria a fotocopia per 1-0, frutto di una superiorità netta e di una incapacità altrettanto evidente di chiudere le partite, che alla lunga può rappresentare un problema. Ma intanto il curriculum del Piace, formato Rossini, vede 5 vittorie e 2 pareggi, meno 5 dalla capolista Arconatese, in attesa di chiudere il giro d'andata mercoledì nella partita complicata a Gallili contro la Varesina. Il tecnico biancorossa conferma le indicazioni che aveva dato nelle prepartite, ruotando ancora una volta i centrocampisti, stavolta è turno di Andreoli a riposare in panchina, alternando le punte con Facundo Marquez al posto di Recino che va in panca. E Piacenza parte benissimo e parte in vantaggio, passa in vantaggio dopo 6 minuti con un lancio di Agostino che vede il taglio di Bassanini, perfetto, la palla gli rimbalza davanti e Bassanini con determinazione e qualità mette in mezza rovesciata il pallone alle spalle di Pisoni. 1-0, il Piacenza continua sulla falsariga, continua a giocare nella metà campo della Real Calepina che non riesce praticamente mai a sorpassarla. È un monologo, ma non riusciamo a segnare. Prima sbaglia Gerbaudo e Facundo nella stessa azione, poi c'è il calcio di punizione di D'Agostino che colpisce la parte inferiore della traversa, poi c'è anche Ndoye dal limite, insomma si va all'intervallo solo sull'1-0. Nella ripresa entra subito Recino per Facundo già ammonito e la partita di fatto non cambia tanto, anche se il Piacenza ha possesso palla ma non riesce a creare le occasioni come prima. Quella più clamorosa è sui piedi di Ndoye che con un calcio di rigore quasi di piatto non ha quella forza e intensità necessaria per segnare. Il Real Calepina, insomma, si trova a 20 minuti dalla fine sotto solo di una rete pur non avendo quasi mai toccato palla e a quel punto capisce che può cominciare ad insistere, buttare palloni davanti. Il Piacenza cala un attimo, entrano Russo, Andreoli e Santella e finisce con una vittoria che ci permette di accorciare la classifica. La considerazione finale è uno stimolo per Rossini. Nell'ora dei 5 cambi che ha di fatto cambiato il modo di gestire le rose, restando di fatto il cambio non più una necessità, ma un modo di continuare a mantenere la stessa intensità di squadra, Rossini sposa la politica del cambio per necessità. In un momento in cui la sua rosa si allarga e sarebbe da sfruttare al massimo, non sarebbe meglio anticipare i cambi?